L'abbiamo vista provata al funerale del marito Maurizio Costanzo, in lacrime e per la prima volta fuori dagli schemi, dove la realtà può essere alterata. Adesso la rivediamo di fianco a Silvia Toffanin ai funerali di Silvio Berlusconi, ma il web fatica a riconoscerla. Già, perché la Maria che conosciamo è perfetta, senza una ruga e sempre levigata, ma ieri ai funerali di Silvio Berlusconi non era così. Subito sul web si diffondono le immagini di una Maria segnata dagli anni e forse anche dalla medicina estetica, che le conferisce un aspetto poco giovanile. Sì, perché Maria di anni ne ha 61 e nonostante sia un tipo sportivo e segua un'alimentazione sana, le rughe arrivano per tutti. Maria De Filippi è stata una delle poche a non aver scelto un look total black per il funerale di Berlusconi. La sua camicia bianca è stata probabilmente un omaggio al fondatore di Forza Italia, che amava ripetere alle donne di vestirsi di bianco e portare i capelli biondi. Questo gli avrebbe dato una luce particolare, quindi Maria ha seguito il consiglio.